Una chiesa scossa. Le recenti controversie di Papa Francesco. Papa Francesco, noto per la sua umiltà e il suo approccio riformista, ha suscitato controversie con recenti dichiarazioni. Le sue parole, che toccano temi delicati come il genere e la sessualità, hanno acceso dibattiti all'interno e all'esterno della Chiesa. Critici e sostenitori stanno affrontando le implicazioni delle sue parole, mettendo in discussione la loro compatibilità con il mondo moderno e l'immagine stessa del Papa come leader progressista. Questo saggio analizza il cuore di queste controversie, esplorando l'impatto su varie comunità e il più ampio dibattito sul ruolo della Chiesa nel XXI secolo. Il pontificato di Francesco, sin dal suo inizio, è stato caratterizzato da un delicato equilibrio tra il rispetto della dottrina cattolica tradizionale e il riconoscimento delle realtà di un mondo che cambia. Le sue dichiarazioni su temi come il cambiamento climatico e la disuguaglianza economica sono state elogiate come progressiste, persino rivoluzionarie. Tuttavia, la sua posizione sulle questioni sociali, in particolare quelle riguardanti il genere e la sessualità, ha spesso generato attriti, mettendo a nudo le linee di paglia all'interno della Chiesa e il suo rapporto con la società contemporanea. Le recenti controversie servono come un duro promemoria della complessità e delle sfide insite nel guidare un'istituzione così profondamente radicata nella tradizione come la Chiesa Cattolica. Le recenti controversie hanno riacceso dibattiti di vecchia data sui limiti dell'autorità papale e sulla capacità di cambiamento della Chiesa. Le fazioni conservatrici all'interno della Chiesa hanno difeso le dichiarazioni del Papa come riaffermazioni degli insegnamenti cattolici tradizionali, mentre le voci liberali hanno espresso delusione, considerandole fuori dal contatto con le esperienze vissute da molti cattolici. Questa lotta interna riflette un più ampio dibattito sociale sul ruolo della religione nella sfera pubblica e sulla misura in cui le istituzioni religiose dovrebbero adattarsi all'evoluzione delle norme sociali. Le parole del Papa hanno un peso enorme, plasmando le percezioni di milioni di persone in tutto il mondo e influenzando la direzione della Chiesa. Pertanto, queste controversie hanno implicazioni di vasta portata, che si estendono oltre le mura del Vaticano e arrivano al cuore delle discussioni globali sull'inclusione, l'uguaglianza e il ruolo della fede nel mondo moderno. Navigare in queste acque agitate richiede sensibilità, dialogo aperto e volontà di confrontarsi con prospettive diverse, sia all'interno che all'esterno della Chiesa. Tra tradizione e modernità, la fune delle dichiarazioni papali. Le recenti dichiarazioni di Papa Francesco hanno ancora una volta evidenziato il delicato equilibrio che egli deve mantenere come leader della Chiesa Cattolica. Chiamato a sostenere dottrine secolari e allo stesso tempo ad affrontare le realtà di un mondo in rapido cambiamento, le sue parole vengono meticolosamente esaminate, le loro sfumature dibattute e sezionate da teologi, commentatori e pubblico globale. La sfida consiste nel trovare un equilibrio tra il rimanere fedeli alla tradizione e l'offrire un messaggio di rilevanza e risonanza per la società contemporanea. Una dichiarazione controversa si è incentrata sulle osservazioni del Papa sulla teoria del genere, che ha definito come una forma di colonizzazione ideologica. Questi commenti hanno immediatamente suscitato critiche da parte di gruppi di difesa LGBTQ+ e dei loro alleati, che li hanno interpretati come sprezzanti nei confronti delle identità e delle esperienze transgender. I difensori della posizione del Papa, tuttavia, hanno sostenuto che le sue parole non erano intese a colpire gli individui, ma piuttosto a criticare quello che percepiscono come un tentativo di imporre una particolare visione del mondo alla società. Un'altra questione controversa è sorta dai commenti del Papa sul ruolo delle donne nella Chiesa. Pur ribadendo la posizione della Chiesa contro l'ordinazione delle donne, ha sottolineato l'importanza del contributo delle donne all'interno delle strutture esistenti. Questo messaggio è stato accolto con reazioni contrastanti. Alcuni hanno elogiato il suo riconoscimento del valore delle donne,
mentre altri hanno espresso frustrazione per la percepita mancanza di progressi sull'uguaglianza di genere all'interno della gerarchia ecclesiastica. Queste controversie sottolineano il complesso rapporto tra fede, tradizione e questioni sociali contemporanee. Le dichiarazioni del Papa, spesso radicate in interpretazioni teologiche delle scritture e degli insegnamenti della Chiesa, possono talvolta apparire in contrasto con l'evolversi della comprensione e dell'accettazione di questioni come l'identità di genere e i diritti LGBTQ+, prevalenti in molte parti del mondo. Questa tensione evidenzia il dialogo continuo e a volte lo scontro tra il desiderio della Chiesa di rimanere fedele ai suoi principi fondamentali e la necessità di confrontarsi con un mondo alle prese con sfide nuove e complesse. La comunità LGBT reagisce, delusione e appelli al dialogo. La comunità LGBT, da tempo abituata a confrontarsi con un rapporto complesso con la Chiesa Cattolica, ha accolto le recenti dichiarazioni di Papa Francesco con un misto di delusione e appelli al dialogo. Le sue parole, in particolare quelle riguardanti la teoria del genere, sono state viste da molti come un passo indietro, soprattutto alla luce delle sue precedenti dichiarazioni, che sembravano segnalare un approccio più compassionevole. Il senso di tradimento provato da alcuni membri della comunità sottolinea la fragilità della fiducia e la continua lotta per l'accettazione all'interno della Chiesa. I cattolici LGBT e i loro alleati hanno espresso preoccupazione per il fatto che le parole del Papa potrebbero incoraggiare coloro che all'interno della Chiesa hanno opinioni discriminatorie. Il timore è che tali dichiarazioni, indipendentemente dall'intento, possano essere strumentalizzate per giustificare il pregiudizio e la discriminazione nei confronti degli individui, in base al loro orientamento sessuale o all'identità di genere. Questa preoccupazione evidenzia le potenziali conseguenze nel mondo reale delle dichiarazioni di figure di così grande autorità morale. Nonostante la sofferenza e la rabbia, molti all'interno della comunità LGBT hanno espresso il desiderio di un dialogo continuo con la Chiesa, riconoscendo che il cambiamento all'interno di un'istituzione così profondamente radicata è spesso incrementale, hanno sottolineato l'importanza di impegnarsi in conversazioni rispettose per favorire la comprensione e promuovere l'inclusione. Questo impegno al dialogo, anche di fronte alle battute d'arresto, riflette la resilienza e la speranza che caratterizzano gran parte del movimento per i diritti LGBT. Le recenti controversie ci ricordano che il cammino verso la piena inclusione e accettazione all'interno della Chiesa Cattolica è tutt'altro che concluso. Sebbene Papa Francesco abbia compiuto alcuni passi nella giusta direzione, le sue recenti dichiarazioni evidenziano le sfide ancora da affrontare e la necessità di un continuo dialogo, educazione ed empatia. La comunità LGBT, sia all'interno che all'esterno della Chiesa, continua a impegnarsi per far valere i propri diritti e la propria dignità, auspicando un futuro in cui tutti siano accolti e affermati per quello che sono. Le attiviste per i diritti delle donne si fanno sentire un passo indietro per la parità di genere? Le recenti dichiarazioni di Papa Francesco sul ruolo delle donne all'interno della Chiesa hanno acceso il dibattito tra le attiviste per i diritti delle donne, sia all'interno che all'esterno della fede cattolica. Pur riconoscendo il contributo vitale delle donne, la sua riaffermazione della posizione della Chiesa contro l'ordinazione femminile ha lasciato molte persone frustrate e non ascoltate. Il dibattito si concentra sulla percepita dissonanza tra il riconoscimento della dignità e del valore intrinseci delle donne e l'apparente diniego dell'accesso a posizioni di leadership e di processo decisionale all'interno della gerarchia ecclesiastica. I critici sostengono che l'esclusione delle donne dal sacerdozio perpetua un sistema di disuguaglianza di genere, rafforzando le strutture di potere tradizionali che privilegiano le voci e le esperienze degli uomini. Essi sottolineano la ricchezza della ricerca teologica e delle esperienze vissute dalle donne che potrebbero arricchire e informare la leadership della Chiesa. La richiesta di ordinazione femminile, sostengono, non riguarda solo l'uguaglianza,
ma anche la garanzia che la Chiesa rifletta e rappresenti pienamente la diversità dei suoi membri. I fautori dell'attuale posizione della Chiesa spesso citano argomenti teologici radicati nelle scritture e nella tradizione. Essi sottolineano il ruolo unico del sacerdote come rappresentante di Cristo, che era maschio, nella celebrazione dei sacramenti. Tuttavia, molte donne all'interno della Chiesa trovano questi argomenti poco convincenti, sostenendo che si basano su un'interpretazione ristretta delle scritture e non riescono ad affrontare adeguatamente l'evolversi della comprensione dei ruoli di genere nella società contemporanea. Il dibattito sul ruolo delle donne all'interno della Chiesa è complesso e sfaccettato e riflette le più ampie lotte sociali per la parità di genere. Sebbene Papa Francesco si sia impegnato a dare maggiore voce alle donne all'interno del Vaticano e non solo, le sue recenti dichiarazioni evidenziano la lentezza del cambiamento e il radicamento delle visioni tradizionali. Le voci delle donne, sia all'interno che all'esterno della Chiesa, continueranno ad essere cruciali nel plasmare il dibattito e nel promuovere un futuro più inclusivo ed equo.